Grazie. Dunque, queste mozioni che si ricorrono con l'invito e la richiesta di intitolare strade a persone famose per la loro attività oppure perché salita agli onori della cronaca per fatti delittuosi, credo che pongano delle questioni di imbarazzo. Perché è vero che senso di umanità o impegno e riconoscimento per grandi opere che alcune persone hanno fatto sia giusto ricordarle e riconoscerle. Però è anche vero che l'intitolazione di strade non può essere concepito come un riconoscimento a posteriori, dettato da motivazioni che non siano legate a delle riflessioni che devono affondare nel terreno di una disciplina ben precisa. Poco tempo fa, mi sembra, abbiamo all'unanimità intitolato una strada a uno studioso, Jean Coste, che se non ricordo male era una mozione a prima firma della consigliera Celli. Ecco, volentieri l'ho fatto, ho dato il mio voto favorevole perché era uno studioso di toponomastica e proprio in quell'occasione invitai l'Assemblea a riflettere sul fatto che questa è una disciplina che affonda nella storia, nella geografia, che va a riconoscere l'identità dei luoghi. Esiste un ufficio apposito delle Nazioni Unite che studia la toponomastica e dalle Nazioni Unite ci arriva l'invito a tutti i paesi a non intitolare strade soprattutto a persone decedute da poco o comunque soltanto perché sono decedute e Si era perché l'idea di famose. avviarsi a terminare. Ecco, io spero veramente in 3 minuti non si può spiegare l'animo di una disciplina e di una scienza, ma proprio per amore di questa città, intitoliamo una scuola, intitoliamo un monumento. Ma le strade hanno un valore particolare che riguarda l'identità della città e questo è un tema su cui soprattutto alcuni nostri colleghi sono molto sensibili. Ecco, riflettete su questo. Grazie. Grazie.